Oggi a Vanity House da Castelbrando a Cison di Valmarino. Addobbi natalizi d'oltreoceano. Tranfor, la casa della poltrona. Chi fa dell'ospitalità uno stile di vita. Viridea, la magia del Natale. Passione per la terra e i suoi frutti. Cantine Tomasella. E adesso sigla. Natale d'oltreoceano. Negli States le case si vestono a festa ed impazzano le competizioni di quartiere. Dashing through the snow in a one horse open sleigh. Out of fields we go, laughing all the way. Durante il periodo di Natale, in tanti ci divertiamo a colorare le nostre case con le luci natalizie per dare colore all'inverno. Chi non si fa contagiare da questa festa? Ma in Italia sono ancora pochi quelli che vanno oltre le decorazioni dell'albero di Natale, anche se negli ultimi anni sono comparsi dei Babbo Natale che si arrampicano sui muri o qualche timida stella sul tetto. Ma negli Stati Uniti quello di addobbare con luci a intermittenza la propria casa è un vero e proprio rito, che a volte diventa kitsch e altre volte diventa una vera e propria opera d'arte, dove si possono ammirare delle case che letteralmente si accendono, con schemi di luci e giochi di colori di ogni sorta. La più bella? Una casa addobbata in maniera spettacolare si trova in Ohio, negli Stati Uniti appunto. L'opera è del suo proprietario, Carson Williams, ingegnere elettronico, che ha passato oltre 2 mesi a preparare questo trionfo di luci in sequenza coreografica, con accompagnamento musicale. Vi diamo alcuni numeri e curiosità di una delle più originali e famose creazioni natalizie degli ultimi anni, casomai voleste imitarlo. Stiamo parlando di 25.000 luci utilizzate nel progetto di addobbo, 2 mesi di tempo necessario per la progettazione e la costruzione e oltre 8.000 euro spesi per le decorazioni. Vi sembra troppo? Beh, anche a noi. Meno male che Natale viene solo una volta all'anno. Interpreti di una bellezza senza tempo. Cercare di superare se stessi, vivendo nel presente, forti della propria tradizione. Tranfor, la casa della poltrona. Fare accoglienza corrisponde ad un'autentica vocazione, coniugata a cultura, competenza e serietà professionale. È una capacità innata che nasce come un bisogno interiore che appaga l'anima di chi ha saputo lasciare nell'ospite il ricordo di momenti piacevoli ed indimenticabili. Un luogo dove nulla può essere improvvisato o approssimativo. Quando accogliere gli ospiti è una magica arte da raccontare. È il diktat di Tranfor, che ha fatto dell'ospitalità uno stile di vita. Yeah.
Sì, perché quando il signor Forsin e il signor Trento si sono uniti all'inizio degli anni 50, dando vita non solo all'unione dei propri cognomi nel marchio Trenfor, ma anche ad una collaborazione che vede oggi, nella seconda generazione, un'azienda in continua crescita, la cui produzione è aumentata in modo esponenziale negli ultimi anni. Particolare è l'attenzione rivolta al cliente sempre più esigente e in cerca di nuove soluzioni d'arredo, chiedendo originalità, praticità e innovazione. Il segreto di Trenfor negli anni è sempre stata la capacità di adattarsi al cliente e non viceversa. Da sempre la sua grande forza. Tra fiaba e realtà si rinnova la magia del Natale. Lasciatevi emozionare da Viridea Garden Center. I feel snow falling on my head. And I can't wait to be home tonight. Cause I miss you. I want you here tonight. I feel the silent night. Si rinnova anche quest'anno il consueto appuntamento con la magia del Natale nei Viridea Garden Center. Sospesi tra fiaba e realtà, varcando la soglia di questo mondo incantato, sono i cuccioli del bosco e delle nevi a suggerire spunti e ispirazioni per prepararsi con stile all'arrivo delle feste. Sotto un cielo stellato, in un'atmosfera che ricorda quella dei tradizionali mercatini nordici, ci si addentra ancora una volta nel cuore della fiaba più suggestiva di tutti i tempi, nel regno magico di Babbo Natale. Just waiting for him tonight, you know. Tomorrow you'll be my bride, 'cause you're my Christmas baby. Le casette e le bancarelle innevate accolgono addobbi di ogni tipo, complementi d'arredo, candele, nastri e decorazioni per tutti i gusti. Le calde tonalità del bosco cedono il passo alle sfumature del ghiaccio e della neve, tra pigne e cortecce innevate, per un Natale ispirato alla natura. Oltre a una grande varietà di addobbi e complementi per la tavola, non mancano naturalmente gli abeti, sia veri che sintetici, luci di ogni tipo e presepi, da quelli etnici a quelli lavorati a mano, senza dimenticare i prodotti dedicati ai collezionisti e agli appassionati del fai da te. Viridea Garden Center ti garantisce il Natale con il tuo stile personale per un risultato unico e originale. Se è vero che nel vino c'è la verità, siamo andati a scoprire tutti i segreti delle cantine Tomasella, l'arte del buon bere. Nelle terre dove un tempo visse la nobile Gaia di Camino, figlia del buon Gherardo Dantesco, si è sviluppata negli ultimi 45 anni una realtà vitivinicola che gli appassionati del vino riconoscono per il rispetto delle tradizioni e dell'ambiente, ma contemporaneamente per aver osato produrre prodotti intriganti, fuori dai soliti concetti della zona. Assoluta specializzazione e la valorizzazione della cultura del vino sono le qualità riconosciute dagli intenditori all'azienda Tomasella. L'attenzione verso la qualità e la scelta di principi enologici d'avanguardia caratterizzano ogni fase della produzione. La passione per la terra e per i suoi frutti accompagna la creazione di vini di ottima qualità e squisitamente genuini. Le tenute Tomasella, che si trovano nella provincia di Treviso, in quel di Mansue, vedono i propri vigneti sconfinare nella Doc Grave in Friuli.
Se la partenza dei vini di Mansuet fu contraddistinta dall'affermazione del proprio lato effervescente, con una gamma interessante di spumanti realizzati con metodo Charmant Lungo, il cambio di passo si è concretizzato in tempi più recenti anche attraverso lo sviluppo della linea tranquilla di matrice friulana. Tuttavia, i principi dell'azienda sono da sempre invariati, prescindendo dalla collocazione geografica dei vigneti, cogliendo il meglio delle caratteristiche dei due terroir. Cantine Tomasella, passione per la terra e i suoi frutti. Vanity House finisce qui, ma noi vi auguriamo buone feste!